Funzioni elementari, vi ricordate qual è la funzione elementare che stiamo facendo per ora? Il logaritmo, ok? Ci siamo attardati un pochino sul logaritmo. Il logaritmo, la cosa importante che dovete ricordare è che è la funzione inversa dell'esponenziale. Ok? Esponenziale, la cosa importante che dovete ricordare, che non dovete confonderla con la funzione potenza. Questo dovrebbe essere chiarissimo adesso. Essendo il logaritmo la funzione inversa dell'esponenziale, il logaritmo risponde a questa domanda. A quale numero devo elevare la base? Diciamo, logaritmo in base 10 risponde alla domanda. A quale numero devo elevare 10 per ottenere questo che mi stai dicendo? Quindi logaritmo in base 10 di 100 è: a quale numero devo elevare 10 per ottenere 100? 2. Ok? Di conseguenza, se io faccio logaritmo in base 10 di 10 alla 2, no? Se faccio logaritmo in base 10 di 10 alla 2, questa domanda è un po' come: di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? A quale numero devo elevare 10 alla 2? A quale numero devo elevare 10 per ottenere 10 elevato alla 2? Vi rendete conto, no? Questa domanda è tautologica. E quindi questa roba qui diventa 2. Il concetto di funzione inversa. E si esprime, no? Dicendo che questa roba qui si semplifica. Però non fatemi cose tipo così, ovviamente. Dovete capire questo concetto, ok? Bene. Questa cosa si estende a varie proprietà. Dalle proprietà dell'esponenziale seguono proprietà del logaritmo. Una proprietà che vi ho detto molto utile per quando farete i limiti è che l'esponente nell'argomento si può portare fuori e va a moltiplicare il logaritmo. In questo caso questa cosa vi direbbe che logaritmo in base 10 di 10 alla 2, che è ovviamente 2 per i motivi che vi ho detto, ma se anche non vi venisse in mente, portate il 2 fuori e viene 2 per logaritmo in base 10 di 10. Quant'è logaritmo in base 10 di 10? Il numero a cui devo elevare 10 per ottenere 10. Ok? Perfetto. Questo vi dà quindi varie proprietà del logaritmo. L'altra cosa importante che dovete ricordarvi è che il logaritmo, così come la funzione esponenziale, è crescente o decrescente a seconda che la base sia compresa tra 0 e 1 oppure maggiore di 1. Di nuovo riassunto, la funzione esponenziale non si può definire come funzione quando la base è minore di 0, perché dovremmo togliere un sacco di punti nel dominio, vi ricordate? Quindi si definisce solo per la base maggiore di 0, vabbè, anche uguale a 0, ma 0 alla è sempre 0, no? Inoltre, in questa definizione di esponenziale c'è un caso un po' banale, che è 1 alla, in cui la funzione è sempre costante uguale 1. Quindi, morale della favola, quando parlate di base di funzione esponenziale avete sempre due casi. A compreso tra 0 e 1 e A maggiore di 1. Due casi. Quello che dovete ricordare è che quando A è maggiore di 1, la funzione esponenziale e la funzione logaritmo sono crescenti. Quando A è compreso tra 0 e 1, la funzione esponenziale e la funzione logaritmo sono decrescenti, ok? Che è quello espresso qui per la decrescenza. Notate che io ieri vi ho parlato di funzione crescente, che era essenzialmente questa implicazione qui, in una direzione in realtà, che diceva che x era, se x è minore di y, allora
f di x doveva essere minore o uguale di f di y. Qui vedete il maggiore perché in questo caso la funzione è decrescente, quindi questo vi dice anche qual è la definizione di funzione decrescente, no? Basta che quando le x crescono, gli argomenti crescono, la funzione invece di crescere decresce. Perfetto. Direi che per il logaritmo ne abbiamo dette abbastanza. Questo è il grafico da ricordare. Ah, il dominio del logaritmo, o meglio il campo di esistenza del logaritmo. Vi ricordate tutto il discorso? Per esistere la funzione inversa dobbiamo cambiare il codominio della funzione esponenziale? Avevamo detto se la funzione esponenziale a alla x la consideriamo come funzione da r in r, non è biunivoca, no biunivoca. E quindi cosa facevamo? Cambiavamo la funzione esponenziale, nel senso modificavamo l'immagine, modificavamo il codominio, scusate, lo cambiavamo nell'immagine, diciamo, ma guarda, comunque la funzione esponenziale è sempre positiva, quindi possiamo prendere come codominio la sua immagine, cioè i numeri positivi, e a questo punto è biunivoca, no? Perché era iniettiva. Vi ricordate tutto questo discorso? Questo ha una conseguenza che forse non vi ho detto esplicitamente, che quando faccio il logaritmo in base a, questo va da r più in r. No? La funzione inversa inverte le frecce, quindi in particolare il codominio della funzione di partenza diventa il dominio e viceversa. Quindi in termini di grafico di funzione significa che non ci saranno punti sul grafico per la funzione logaritmo corrispondenti a questi valori della scissa, no? Quando la x è un numero negativo, voi non avete nessun punto in corrispondenza nel grafico del logaritmo. E questo è il concetto del fatto, buongiorno, che l'insieme di definizione è solo la parte di numeri positivi. Cominciate a metabolizzare questa cosa. Quando avete un insieme di definizione di una funzione, questo vi esclude delle fasce verticali dal grafico. Lì non ci possono passare punti della funzione, però vi prego non imparatelo così a memoria. Cercate di capire perché il discorso che vi sto facendo in questo esempio particolare. Un altro punto chiave che dovete ricordare di questi grafici è che nonostante tutto il grafico dipenda ovviamente dalla base, c'è un punto in cui tutte queste curve passano. Cioè, logaritmo in base 3 di x, logaritmo in base 4 di x, logaritmo in base 42 di x, logaritmo in base quello che vi pare di x, passa sempre per il punto 1, 0. Questo è dovuto al fatto che qualunque numero elevato a 0 fa 1. Ok? Quindi 3 alla 0 fa 1, 4 alla 0 fa 1, 42 alla 0 fa 1, quindi logaritmo in base 3 di 1 è 0, logaritmo in base 18 di 1 è 0 e così via. Notate che il logaritmo non è definito per x uguale a 0, qui non c'è intersezione con l'asse delle y, e neanche quando la base è compresa tra 0 e 1. E direi basta, non ci sono altre osservazioni da fare sul logaritmo, tranne forse che tra tutte queste curve, ma la facciamo non con logaritmo, bensì con la funzione esponenziale. Quindi vedete, logaritmo e funzione esponenziale vanno un po' insieme. Come vi ho detto, anche per la funzione esponenziale vale che tutte le funzioni esponenziali passano per il punto di coordinate 0, 1, non più 1, 0, no? Perché per il logaritmo si invertono dominio e codominio. Questo si riflette di nuovo nel fatto che un numero elevato alla 0 fa sempre 1 e quindi qualunque funzione esponenziale passa per il punto 0, 1. La cosa che cambia di queste curve è questa retta qui. Questa retta qui, ragazzi, si chiama retta tangente alla curva. La definiremo a breve più formalmente, però intuitivamente pensate questo. Se, dai, su.
Scusate, ma non riesco proprio a capire cos'è che succede in quei casi. Allora, vi sto dicendo questo, che quando voi avete una curva, un disegno di questo tipo, e prendete un punto, per questo punto passano delle rette, no? Questa è una retta che passa per quel punto, giusto? Questa è una retta che passa per quel punto. Bene, c'è una retta speciale tra queste rette. È una retta che è fatta così, che in qualche senso sfiora soltanto quel punto, cioè ci passa per quel punto, ma ci passa in una maniera speciale. Perché è speciale questa maniera? È perpendicolare al grafico. Cosa intendi? Tipo qui? Facciamola. Sì, facciamone un'altra qui, così magari si vede meglio. Diciamo, la retta in questo caso sarebbe questa, ok? Diciamo che passa. Cosa intendi con perpendicolare? Che la retta della tangente è perpendicolare alla parte di grafico. No, perpendicolare, cioè a me sembra proprio il contrario di perpendicolare. Cioè, dove perpendicolare significa c'è un angolo retto. Dov'è quest'angolo retto qui? Cioè, tu qui vedi un angolo retto? No, però comunque. No, questo non c'è l'angolo retto. Ok, quindi non userei la parola perpendicolare. Non so bene cosa tu abbia in mente, ma se dovessi dire è proprio il contrario di perpendicolare, è appiattita. Non so, questa sarebbe perpendicolare, no? Però. Quindi no, direi perpendicolare no. Cerchiamo di, però, visto che abbiamo avviato questo discorso, cerchiamo di caratterizzarla questa retta. Intanto siamo d'accordo che qualitativamente è speciale questa retta rispetto a tutte queste altre, ok? Se per alcuni di voi non lo è, da adesso lo sia, ok? Questa retta è speciale. Ora cerco di caratterizzarvela in qualche modo. La caratterizzazione che si farà poi in termini di limiti, ma anche a parole si può dire, facciamone un'altra qui perché anche quella parte è un po' incasinata. Guardate, io posso prendere questa retta, anzi questa, poi questa. Aspettate però, è troppo. Ripartiamo da qui. Allora, voglio caratterizzarvi questa retta che passa di qua, ok? E ve la caratterizzo così. Questa retta quante intersezioni c'ha con la curva? Una. Ok. Ora la ruoto, piano piano la ruoto in questa direzione, ok? E quindi ne faccio un'altra. Questa retta qui quante intersezioni c'ha con la curva? Ancora una, però dipende qui dalla curva, no? Qui forse. Ora la tocca la curva, quindi forse due. Capite che le intersezioni di cui sto parlando, che mi interessano, sono quelle più o meno vicine, perché, non so, magari il grafico qui della curva fa così, ed ecco che c'ha altre 10 intersezioni, ok? Però questo non mi interessa. Sto dicendo le intersezioni man mano che ruoto. Oddio santo. Man mano che ruoto questa curva. Questa retta. Allora, adesso ne faccio un'altra. Quest'altra retta qui. Quante intersezioni c'ha? Due. E la seconda, vedete che è più vicina alla prima. Ed è chiaro, le sto facendo tutte passare per quel punto, quindi c'è sempre quell'intersezione. Bene, immaginate di poter fare uno zoom della curva in quel punto. E quindi adesso ne faccio un'altra ancora più vicina così. C'è un altro punto di intersezione sempre più vicino, un altro punto di intersezione sempre più vicino. Vedete, c'è questo punto di intersezione secondario
che in qualche modo determina questa retta. E in qualche senso che dobbiamo precisare, ma qualitativamente, vi è chiaro che quando quel secondo punto diventa il primo, la retta che passa per quei due punti è una retta ben precisa. Ora, voi qui potreste, dovreste dirmi, no, ma scusa, quando quel punto diventa il primo, diventa un punto solo. Non c'è una retta che passa per un punto solo, ce ne sono tante. Sì, ma per quello vi facevo il discorso da prima. Non vi sto dicendo prendete questo punto e prendete una retta che passa per questo punto. Vi sto dicendo prendete la retta che passa per un punto sulla curva e lui, avvicinate questo punto sulla curva, vedete la retta che cambia, no? E non è che ruota così a piacere, la retta diventa sempre più una certa retta. Questa retta che otteniamo alla fine, che è ottenuta con questa costruzione in un certo senso al limite, quindi è una retta che passa per quel punto, ma che ci arriva passando tramite rette vicine, in termini di coefficiente angolare, per due punti, in cui il secondo punto tende al primo. Vedete, in questo discorso è chiaro, per definire questa cosa mi serve il concetto di limite. Però voglio dire, viene da qui questa definizione, ok? Questa nozione. Vi è chiaro che questa cosa è speciale, in qualche modo. E vi faccio anche notare una cosa, se io prendo come curva una cosa del genere, questa è una curva, ma se fate questo stesso discorso, non funziona più. Quando io sto in questo punto e mi avvicino da qui, ottengo una certa retta, ma se mi avvicino da qui, ne ottengo un'altra con questo lavoro, no? Quindi qui in questo caso, in questo punto strano, angoloso, non ho una retta speciale, ce ne ho due in qualche senso, a seconda che io venga da destra o da sinistra, mi torna, no? Quindi questo punto in questa discussione è un po' più brutto di quell'altro. E beh, la bruttezza è dovuta al fatto che vi pungereste se toccaste la curva, no? Vi fate male. Invece qui il punto è morbido, questo punto qui potete toccarlo senza pungervi. Questa è la differenza. Nel secondo caso esiste la retta tangente, diciamo, nel primo caso non esiste la retta tangente. Ne esistono due, una a destra e una a sinistra. Comunque va bene, tutto questo discorso, che poi riprenderemo appena facciamo i limiti, mi serve per dirvi che nel caso della funzione esponenziale, che passa sempre, vi ricordo, per il punto di coordinate 0, 1, abbiamo una retta tangente nel punto 0, 1. Ok? Il coefficiente di questa retta tangente... Oggi proprio. Sparito. Vabbè. Il coefficiente di questa retta tangente qui dipende ovviamente dalla base della vostra funzione esponenziale. Dipenderà da A in qualche modo. Bene, c'è un caso particolare che è quello in cui questa tangente qui è esattamente la bisettrice del primo e terzo quadrante, cioè il caso in cui il coefficiente angolare di questa retta è proprio 1. Siete d'accordo che questo è un po' particolare, no? Ok, potrei dire è particolare quello in cui il coefficiente angolare è 18, però diciamo 1 è più simmetrico, particolare, ci piace di più questo 1. Bene, la curva A alla X, tale che il coefficiente angolare della sua retta tangente in 0, 1 è proprio 1, questa curva esponenziale particolare avrà un certo A, giusto? Un certo numero ben preciso che potremmo calcolare. Bene, questo numero ben preciso si chiama numero di Nepero. Ed è quello famoso che indicate con la lettera E. Quindi, ricapitolando, che cos'è il numero E? È quel numero tale che
è, scriviamolo via, quel numero tale che la retta tangente alla curva y uguale e alla x, no? Quindi alla curva esponenziale, nel punto, in quale punto? Nel punto 0, 1, cosa deve fare questa retta? Questa retta tangente, cosa c'ha di particolare? È la bisettrice del primo e terzo quadrante. Scriviamo A coefficiente angolare M uguale 1. Ok? Quando impareremo a calcolare il coefficiente angolare della retta tangente, scopriremo che si calcola facendo la derivata della vostra funzione calcolata proprio nel valore in cui volete il coefficiente angolare della retta tangente. Quindi, con una notazione che ancora non vi ho introdotto, ma ve la scrivo perché qualcuno già la conosce, quando faccio la funzione esponenziale con base il numero di Nepero, ne faccio la derivata, questo è il senso di questo scarabocchietto, questo trattino in alto a destra, e calcolo la derivata in zero, solita notazione funzionale, non è un per zero, ok? È calcolata in zero. Questa roba qui viene proprio il coefficiente angolare della retta tangente in quel punto di coordinate 0, f di 0. E vi sto dicendo che per definizione del numero e, questa quantità è 1. Ok? In soldoni, la derivata di e alla x è ancora e alla x, la calcoliamo per x uguale a 0, viene e alla 0, cioè viene 1. Però capito, questo è il motivo geometrico, è proprio la definizione del numero di Nepero. Ok ragazzi, avete domande su questa cosa? Quando trovate da qualche parte scritto logaritmo naturale, a volte indicato con ln, vuol dire che la base di quel logaritmo è proprio il numero di Nepero. E questa base è quella usata normalmente, molto più che la base 10. Dimmi? Non riesco a immaginarmi graficamente come sia possibile che sia la bisettrice. Cioè la bisettrice non significa dividere il quadrante in due parti uguali? Sì. Se quello è 90 gradi dovrebbe fare 45 e 45, giusto? E prova a ragionare alla rovescia. Facciamo... Se passa per il punto 0,1... Ok, scusa, è parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Cioè, non è... Ok, tu dici, cioè, la bisettrice è questa, giusto? Ok, vediamo se riesco a farla bene. Vabbè, facciamo solo questa. Se il punto 0,1 è questo, intendo che la retta tangente deve essere questa. Sì, scusate, non è la bisettrice, è parallela alla bisettrice. Era questa la domanda o non ho capito? Ok. E la curva... Non riuscivo a capire come potesse dividere 45 gradi e 45 gradi il quadrato. No, più che altro non passa per quel punto. Cioè, sì, cioè non è possibile. La retta tangente deve prima di tutto passare per quel punto. La bisettrice del primo e terzo quadrante non passa per quel punto, passa per l'origine. Sì, giustissimo ragazzi. Non è la bisettrice del primo e terzo quadrante. Ha il coefficiente angolare della bisettrice del primo e terzo quadrante. Ok, e siamo arrivati alle ultime funzioni elementari di cui vi voglio parlare. Si chiamano funzioni circolari perché sono funzioni definite su una circonferenza, o se volete tramite un disegnino che adesso userò per dirvi cosa sono queste funzioni. Queste funzioni, ragazzi, sono l'altra vostra bestia nera, sono le famose funzioni seno e coseno. Il motivo per cui per molti di voi queste funzioni sono difficili, spaventano, eccetera, è dovuto al fatto che nella scuola superiore vengono insegnate in maniera delirante. In particolare,
gli viene data esageratamente troppa enfasi e vi viene fatto pensare che siano particolarmente importanti, e per una strana associazione di idee pensate che siano particolarmente difficili. In realtà, per spiegare queste funzioni bastano 5 minuti e un disegnino che si potrebbe fare tranquillamente alle scuole medie. E quindi ora questo è quello che vi faccio io, ok? Quindi cercate, per favore, in questo momento più che negli altri, di fare tabula rasa delle cose che avete imparato finora sulle funzioni circolari, cioè su seno e coseno, eccetera. Ok? C'è solo un disegnino da capire, una costruzione geometrica e poi una formula che sono sicuro, quando ve la dirò, tutti mi direte: ah sì sì, la conosco già, l'ho studiata probabilmente alle scuole elementari. Bene, partiamo da una circonferenza, ok? Per descrivervi come sono fatte queste funzioni, che sono funzioni f da r in r, come al solito, quindi niente di speciale fin qua, vi devo dire dove mandano il valore di R del dominio, ok? Quindi ora vi descrivo una costruzione geometrica che vi dà proprio l'algoritmo per calcolare questa funzione qui. Bene, la costruzione geometrica è la seguente. Faccio una circonferenza di raggio 1 e centro 0, che ho scritto, ma in realtà è scritto qui. E siccome la userò spesso, questa circonferenza, permettetemi di non dover dire ogni volta: prendete quella circonferenza di cui abbiamo parlato, quella di centro l'origine e raggio 1, la chiamo circonferenza goniometrica, ok? La circonferenza del seno e coseno, quella che uso per fare questi discorsi. A volte non la chiamerò neanche, sarà sottinteso quando faccio questo cerchio che intendo questo, di raggio 1. Bene, l'avete preso? Nessuna difficoltà, no? Per ora... Adesso, ragazzi, vi rivelo un'altra cosa. Quando prendete un punto sulla circonferenza, potete misurare quanto è lungo l'archetto di circonferenza che arriva in quel punto. Archetto di circonferenza, cosa intendo? Vuol dire che parto da un altro punto. Decidiamo adesso per convenzione che partiamo sempre da questo punto qui, punto di partenza. Punto di partenza. Quindi facciamo finta che avete scelto questo punto P. Siete d'accordo che se prendete un righello, meglio un filo, lo stendete qui sopra tra 1 e P e poi misurate la lunghezza di quel filo, avete misurato la distanza sulla circonferenza tra 1 e P? Ok? Perfetto. Questa distanza da 1 a P, quindi un numero, giusto? È un numero. La chiamiamo angolo, definito da P. Quindi quello che normalmente voi pensate con questo simbolino qui, no? L'angolo sotteso da questa semiretta, eccetera, è semplicemente questa lunghezza qui. Ok? Notare che non sto mettendo la parola gradi, è una lunghezza, quindi sono metri, centimetri, millimetri. Ok? Non sono gradi. Dimenticate i gradi. Ok? Gradi per voi deve essere una temperatura. Non esistono i gradi per gli angoli. Non ho idea di chi sia il pazzo che si è inventato di dividere un angolo retto in 90, ma perché 90 e non 100? Cioè, ragioniamo in base a 10, 90, 360, ma stiamo scherzando. Ok, quindi questa roba dimenticate, i gradi non esistono per gli angoli, d'accordo? Mettiamoci d'accordo su questa cosa. Quindi in particolare non li voglio vedere nei compiti. Ragioniamo in termini di questa lunghezza. Non siamo così drastici, insomma, se ormai lo sappiamo che l'angolo retto è 90 gradi, se me lo dite non vi boccio, ovviamente. Però probabilmente vi chiedo, sì, ma la lunghezza sottesa da quest'angolo, o più in breve, in radianti, la parola tecnica per definire questa unità di misura è radianti, questa lunghezza qui. Bene, questo vi dice, per esempio, che se il punto sta qui, quant'è l'angolo definito da questo punto? Ovvero, quanto è lungo questo pezzo di circonferenza? Suppongo che lo sappiate, quanto è lunga la circonferenza tutta.
Quanto è lunga la circonferenza di raggio 1? Formulina, la circonferenza è lunga 2π greco r, quindi 2π greco tutta, quindi questo pezzo qui che è solo un quarto, un mezzo π greco, altrimenti detto π greco mezzi, e vi torna che π greco mezzi è 90 gradi, ok? Quindi vedete come le cose arrivano a posto. Perfetto, quindi adesso avete un modo di associare un numero a questo punto, giusto? Ora attenzione ragazzi, quindi qui mi avete detto è π greco mezzi, giusto? E qui lo rifaccio. Allora, qui è π greco mezzi e qui? Allora, qui ho fatto una cosa un po' strana. Ho fatto un giro della circonferenza, così, e poi sono tornato lì. Allora, abbiamo due possibilità. Diciamo che quello è sempre quel punto di partenza, e quindi ancora π greco mezzi, ok? E quindi non è cambiato niente, cioè ve ne fregate del fatto che ho fatto questo giro, oppure fate quello che state facendo, contate tutto il giro che ho fatto. E quindi mi dite 5 mezzi π greco, ok? In qualche senso questa seconda nozione è più naturale e quello che voglio dire è che siccome io vi ho detto in anticipo che voglio definirvi una funzione definita su tutto R, se per voi questo punto qui potesse avere come lunghezza definita soltanto un numero tra 0 e 2π greco, e questo non sarebbe R, ma sarebbe soltanto 0, 2π greco. Giusto? Quindi siccome io adesso sto usando questo punto P per definirvi questa funzione, la voglio definita su R, faccio questo giochino qui. Quindi siamo d'accordo adesso che non considero solo il punto, ma eventualmente il punto raggiunto con tanti giri. Ok, in questo modo siete d'accordo che prendo tutti i numeri di R, tutti i numeri reali. In che modo prendo i numeri negativi, secondo voi? Per convenzione decidiamo che se il punto lo raggiungo girando nell'altro verso, sto andando sulla retta nella direzione dei numeri negativi. Ok? Bene. Questo quindi, siete d'accordo, vi ho dato un metodo per associare a un numero reale un punto di questa circonferenza. Vediamo se questo metodo l'avete capito. Qual è il punto che associo al numero meno 2π greco? Cosa fate? Giro, giro di qua e arrivo qui. Il punto è, il punto di coordinate 1, 0. Giusto? Qual è il punto che associo a meno π greco? Il punto di coordinate meno 1, 0. È importante, ragazzi, che cominciate a rispondermi in termini di coordinate di questo punto, ok? Quindi continuo la domanda. Qual è il punto che associo a π greco mezzi? Il punto 0,1, perfetto. Senti, le scriviamo queste cose perché ci serviranno. Allora, abbiamo detto a meno 2π greco associo il punto di coordinate, dettatemelo, sembra 1, 0. Al punto meno π greco associo il punto di coordinate, meno 1, 0. Al punto π greco, cioè al valore π greco associo il punto di coordinate, potete guardare la circonferenza, ragazzi, disegnatevela. È sempre meno 1, 0, il punto è lo stesso. Ragazzi, più difficile. Al punto, cioè scusate, al valore π greco quarti,
Che cosa associo? Fatevi il disegnino, ragazzi. Non rispondete a Buzzo. A... Un mezzo. 0 meno 1. Ragazzi, cioè, dimmi. Un mezzo. Ma cioè, perché rispondete senza guardare? Cioè, fatevi il disegno, no? Non ci credo che non riuscite a fare un disegno, una circonferenza, fare il punto e ragionarci un attimo. Non potete rispondere in 3 secondi. Cioè, stiamo facendo un ragionamento, ragazzi. Non sto controllando che sappiate cosa sono... Non sto controllando che sappiate cosa sono seno e coseno. Proviamo ad analizzare queste risposte. Allora, me lo faccio. Intanto, prima di tutto, dove sta questo punto? Primo quadrante dove? Qui sopra, ok, ma me lo sai trovare precisamente? A metà di questo. Prima di tutto, siamo d'accordo che sta qui? Ok, perfetto. Quindi questo è pi greco quarti. Perfetto, abbiamo trovato il punto. Adesso, ragazzi, vi sto chiedendo queste coordinate qui, di questo punto, ok? Non è banalissimo, dobbiamo ragionarci un attimo. Tutte le risposte che mi avete dato sono sbagliate. In particolare, se mi rispondete 0,1 o 1,0, è chiaro che non è questo, perché non sta sugli assi questo punto, no? Quindi non può essere una coordinata 0. Un mezzo c'ha già più senso, ma è sbagliata. Ed è arrivata la risposta giusta poco fa? Allora, lui dice radice di 2 e radice di 2. Me lo sai spiegare? È sbagliato anche questo. Ripeti perché ho capito che hai capito, ma dillo più preciso. Allora, sappiamo che la decorazione di un quadrato è uguale alla radice di 2. Di quale quadrato stai parlando? Allora, prima affermazione, questa figura sbilenca che ho fatto in realtà è un quadrato. Vero, mi sai dire perché? Perché la forma angolo retto. Allora, questo è un angolo retto, sì. Questo è un angolo retto, questo è un angolo retto, questo è un angolo retto, quindi è un rettangolo. Perché è un quadrato? Questa è la definizione di quadrato, ma non mi sembra evidente, anzi nel mio disegno sembra decisamente un rettangolo. Per quale motivo è un quadrato? Perché la diagonale è a 45 gradi. Vedete com'è importante i dettagli? E perché la diagonale è a 45 gradi? Per, più che definizione, per ipotesi. Va benissimo anche per definizione. Perfetto ragazzi, cominciamo a ragionare in maniera matematica, ok? Quindi questo oggetto orrendo qui, questo scarabocchio, è un quadrato. Siamo d'accordo, andiamo avanti. E quindi sappiamo appunto che il quadrato è la decorazione di un quadrato è radice di 2 per il lato. Ok. E il lato è 1. Qui abbiamo preso comunque... Gioele dice che il lato è 1. No, se abbiamo considerato che... Il lato è 1 di questo quadrato? No, non è... No, la circonferenza ha raggio 1, quindi 1 è tutto quanto. E cos'è 1 di questo quadrato? La diagonale è proprio il raggio. Quindi ricapitoliamo, qui abbiamo un quadrato, facciamolo qui un po' meglio, in cui la diagonale è 1. E stai trascurando però di dirmi la cosa fondamentale. Di questo quadrato cosa ci serve? Il lato, ragazzi, quando impostate un problema, la prima cosa che dovete precisare è l'incognita del problema. Perché stai considerando questo quadrato? Perché mentalmente hai pensato, di questo quadrato mi serve il lato. Se non lo dici a loro, loro stanno lì a pensare, ah che bello, ha preso un quadrato, chissà perché, vabbè, quadrato è una bella figura, andiamo avanti, ascoltiamo. Però ci serve questo quadrato perché i numeri che io sto cercando sono proprio i lati di questo quadrato. E siccome è un quadrato, il lato di questo quadrato. Ok? Quindi la domanda diventa, quant'è il lato di un quadrato di diagonale 1? E qui, ragazzi, insomma, ve lo fate in qualche modo, non so, radice di 2, purtroppo diviso 2. Non so, ve lo fate in qualche modo, forse il più elementare è il teorema di Pitagora. Ok? E vi scrivete L quadro più L quadro uguale ipotenusa al quadrato. 2L quadro uguale 1
L quadro uguale radice di un mezzo uguale radice di 2 su 2 razionalizzando, se vi ricordate questa roba. Comunque, no, non andiamo nel dettaglio di questa cosa, viene radice di 2 su 2, quindi correggiamo qui, perfetto. Quindi pi greco quarti viene mandato in radice di 2 su 2. Bene ragazzi, questa associazione che sto facendo qui tra numero che identifica un punto sulla circonferenza e punto in R quadro ci definisce, se ci pensate, due funzioni. Quali? Beh, quella che ci dà la scissa di questo punto, quella che ci dà l'ordinata di questo punto. No? Quindi io posso dire che c'ho una regola che prende x e lo manda dove? Lo manda nel punto corrispondente con questa costruzione che abbiamo fatto, diciamo il punto identificato dal numero x. Questo punto identificato da x è Pippo e Pluto, cioè un punto, no? Quindi c'ha due coordinate che dipendono da x, ovviamente. Questi numeri che mi dicevate, no? Cambiavano quando vi cambiavo la x di partenza. Bene, siccome questi numeri li useremo spesso, ragazzi, suggerisco di non chiamarli Pippo e Pluto, perché Pippo e Pluto li useremo spesso anche in altre situazioni. Diamogli dei nomi diversi, scegliamo dei nuovi nomi. Io sceglierei coseno e seno. Non ne ho idea da dove venga questa roba. Il mondo dice d'accordo con me, lo chiama coseno di x e seno di x, abbreviato cos e sin, perché in inglese è sin e non seno. Ok? Quindi abbiamo queste due nuove funzioni che sono semplicemente la scissa e l'ordinata di questo punto. Adesso ragazzi, quindi ora che vi ho detto cosa sono coseno e seno, vi chiedo quant'è il coseno di pi greco quarti. Vi prego di non ricordarvela a memoria dalla scuola elementare, di fare questo ragionamento. Cosa dite? Radice di 2 su 2, come mai? Che ragionamento hai fatto? Da pi greco quarti hai costruito il punto, giusto? Questo punto sta sull'altro lato della diagonale di un quadrato per la costruzione che abbiamo fatto e la sua ascissa è proprio quella che abbiamo appena calcolato. Ok? Quindi scoprite che per calcolare questi numeri, coseno e seno di un angolo, perché alla fine questo pi greco quarti è un angolo, attenzione, un angolo generalizzato, perché pi greco quarti può essere anche 10.000 pi greco quarti, e a quel punto è un angolo dove ho girato tante volte, però l'importante è che questo numero, con la costruzione che vi ho descritto, identifica un punto su questa circonferenza. Di questo punto dovete prendere la scissa e l'ordinata, cioè le sue coordinate. La prima la chiamate coseno, la seconda la chiamate seno. Ok? E capite che per alcuni angoli, se ora io invece di pi greco quarti vi chiedo coseno di 17 per pi greco diviso 42 più 3728, questa roba qui, insomma, ritengo difficile che riuscite a fare una costruzione geometrica bellina come poco fa, in cui trovate un quadrato, un rettangolo, un triangolo equilatero e mi potete dire con precisione il risultato. Questo numero qui rimane sconosciuto, cioè graficamente potete trovarlo, insomma, vedete quant'è questo valore qui più o meno dove arriva come punto sulla circonferenza, no? Ve lo guardate e più o meno potete valutare dove sta questo punto, la sua ordinata e la sua scissa, però non lo potete calcolare precisamente. Ecco perché nell'insegnamento tradizionale vi si insegnano alcuni valori noti di queste funzioni, e i valori noti sono quelli in cui possiamo fare una costruzione geometrica tipo quella di prima. Quindi ovviamente i punti chiave sono tutti questi quattro, nord, sud, est e ovest.
Qui le coordinate sono 0, 1, meno 1, da mettere opportunamente. Quindi seno e coseno di questi quattro punti, dei numeri che identificano questi quattro punti, ci danno sempre o 0 o 1 o meno 1, ok? Poi l'altro punto chiave è quello che abbiamo visto adesso, dove quest'angolo è un quarto di pi greco. Chiaramente questo identifica valori analoghi anche per questo e per questi. Vi rendete conto che anche per questi punti possiamo fare gli stessi ragionamenti, giusto? C'è un altro valore particolare, che è quello che ottenete quando fate l'angolo di pi greco sesti. Qui ve lo dico in gradi, che forse è meglio, che sono i famosi 30 gradi. Perché in questo caso, con una costruzione simile a quella che hai fatto tu, facendo l'angolo dall'altra parte anche, questo che esce fuori, anche se è disegnato orrendamente, quindi non lo sembra, ma diventa un triangolo equilatero. Essendo un triangolo equilatero, perché è isoscele con l'angolo in cima di 60 gradi essenzialmente, equilatero significa che ha tutti e tre i lati uguali, ma due di questi tre lati sono uno, perché sono i raggi. Vedete come ogni volta è importante che la circonferenza avesse quel raggio 1. Quindi anche il terzo lato è 1, e il terzo lato 1 vuol dire che la sua metà è il seno, che quindi diventa un mezzo. Vedete come, senza saperlo a memoria, al volo ho recuperato che seno di pi greco sesti uguale un mezzo. E questo vi dà automaticamente il coseno, come? Col teorema di Pitagora. No? Appena ne avete uno dei due, siccome l'ipotenusa è sempre 1, avete sempre un lato è l'ipotenusa e l'altro lo trovate col teorema di Pitagora, giusto? Bene, questo mi porta ad un'altra cosa. Cioè, la cosa che ho appena detto la possiamo scrivere in generale. Io ho appena detto questa cosa, che se io prendo x qualunque, quindi per ogni x in R, e faccio il coseno di x, cioè la scissa di quel punto, lo elevo al quadrato, e poi faccio il seno di x, cioè l'ordinata di quel punto, la elevo al quadrato, quanto viene questa cosa? Beh, guardate un po'. Allora, questo è il punto. Questo qui è x. Faccio questo al quadrato più questo al quadrato. Lo vedete il triangolo rettangolo che sto considerando? Questi sono i due cateti di un triangolo rettangolo. Il teorema di Pitagora lo conosciamo tutti? Lo conosciamo tutti? Una volta ho avuto un ragazzo che non lo conosceva. C'è qualcuno che non conosce il teorema di Pitagora? Tutti. Se qualcuno è timido, non me lo sta dicendo, non è un problema. Potete non conoscerlo, da adesso in poi lo conoscete. Ok, il teorema di Pitagora dice che questo lato al quadrato più questo lato al quadrato fa l'ipotenusa al quadrato. Nel nostro caso l'ipotenusa è lunga 1, di nuovo circonferenza goniometrica, e quindi questa roba viene 1. Questa che abbiamo scritto, ragazzi, è l'unica formula che dovete ricordarvi della trigonometria. Ok, non servono le altre formule. Questa è l'unica formula da ricordarvi, e vi faccio notare che non serve neanche ricordarvela, perché è il teorema di Pitagora e quindi la sapevate già in realtà. Dovete soltanto ragionare sul significato di questa roba. E si chiama relazione fondamentale della trigonometria. Fondamentale trigonometria. Sì? Cioè questo punto che associamo a x lo prendiamo su una circonferenza di raggio 1. Okay. Se per convenzione avessimo deciso di usare la circonferenza di raggio 3, perché ci piace di più il 3, tutti questi numeri di cui stiamo parlando, anche il seno e coseno, avrebbero valori diversi, moltiplicati per una costante di proporzionalità, che sarebbe 3 in questo caso, no? Se il raggio da 1 diventa 3, anche la circonferenza si allunga linearmente, perché la circonferenza è 2π greco per il raggio, quindi a quel punto sarebbe 2π greco per 3 per il raggio, e tutto di conseguenza, no? Cioè, ci sarebbe questa costante 3 per in tutto. Però non c'è motivo, no? Cioè 1 è meglio di 3, sei d'accordo?
Ok, per questo sì, è una convenzione, però l'osservazione è giusta. Tutto quello che abbiamo detto dipende dall'inizio in cui abbiamo detto scegliamo la circonferenza di raggio 1. Quindi se avete il dubbio, ma siamo sicuri, scelgono tutti la circonferenza di raggio 1? Sì, tranquilli ragazzi, nel mondo scelgono tutti la circonferenza di raggio 1. Quindi non c'è nessuna ambiguità in questo. Però ovviamente se voi la cambiaste, cambierebbe tutto. E può capitare, se l'esercizio che fate viene da un problema geometrico, magari in quel problema geometrico c'era una circonferenza di raggio 18, perché veniva da un'altra cosa, era la superficie di un lago di cui avete misurato l'area in metri e quindi quello non era un metro, no, era 18 metri. Se in questo problema vi viene dato a un certo punto di calcolare la scissa e l'ordinata di questo punto qui, chiaramente non è seno e coseno dell'angolo, perché l'angolo, quando voi dite quest'angolo è pi greco sesti, vuol dire che questo non è pi greco sesti, questa lunghezza, questo è pi greco sesti per 18, no? È più lungo. Quindi se voi fate il seno e il coseno di pi greco sesti per 18, cioè se voi fate il seno e il coseno di pi greco sesti, non vi vengono questo numero e questo numero, ma vi vengono i numeri rispettivi di un punto più vicino, questo e questo. Esatto, semplicemente da questa figura è evidente che se tu fai seno e coseno di pi greco sesti, i numeri che cercavi sono quelli che hai trovato per 18, no? Viene tutto moltiplicato per questa roba, devi fare ragionamenti con similitudini, dilatazioni, contrazioni, ok? Va bene, vediamo un po'. Ok, allora qui negli appunti già scritti trovate tutta questa roba qui. Mi raccomando ragazzi, ve la sto segnando in rosso, riguardate, cercate di capirlo, perché veramente questo vi toglie un peso dallo stomaco tremendo. Mi viene da piangere quando vedo sui libri del liceo come sono spiegati seno e coseno. Ok, è finita, ci abbiamo perso fin troppo tempo. Questo è il tempo che andrebbe dedicato nella scuola superiore a seno e coseno. Casomai poi un altro po' di tempo per fare gli esercizi, eccetera, e per parlare delle funzioni che ne escono fuori. Guardate come sono interessanti invece queste funzioni di cui avete tanto paura. Queste funzioni qui, prima di tutto, sono funzioni da R in R oppure per caso come la funzione esponenziale assumeva valori solo in R più, anche seno e coseno hanno valori solo in qualcosa di più piccolo di R, in un sottoinsieme di R? Punto interrogativo. Suggerimento, la risposta è davanti a voi. Un sottoinsieme, quale sottoinsieme? Bravo, però ho visto che guardavi. Meno 1, 1, cioè l'intervallo meno 1, 1 con le parentesi quadre, quindi compreso, perché? Perché ho la circonferenza che ne chiedava, convenzione. Perché quel... Però diciamolo bene tutto, perché seno e coseno sono le coordinate di un punto e da tutto quello che abbiamo detto, questo punto sta su una circonferenza di raggio 1... E quindi le coordinate di un punto che sta su una circonferenza di raggio 1 e centro l'origine, lo vedete graficamente, è evidente che le sue coordinate non possono mai andare oltre 1 e non possono mai andare oltre, nell'altra direzione, meno 1. Chiaro, no? Quindi vedete, improvvisamente anche questo fatto è evidente da questa costruzione. E poi c'è un'altra cosa molto più sottile. Mi dite quant'è di nuovo il coseno di pi greco sesti? Ah, ok, sì, il coseno è radice di 3 su 2, giusto, non l'avevo, volevo dire un mezzo, però mi sono sbagliato, hai ragione. Questa è radice di 3 su 2 perché è l'altezza di un triangolo equilatero di raggio di lato 1. E va bene, fidatevi, insomma, ve lo costruite geometricamente, ma se adesso io vi chiedessi quant'è il coseno di 13 pi greco sesti,
Come lo fate? Dovete identificare il punto corrispondente a 13 pi greco sesti sulla circonferenza. Vi facilito la vita, vi faccio notare che questo è 12 pi greco sesti più pi greco sesti, giusto? Vi facilito ancora la vita, 12 diviso 6 fa 2. Quindi il punto identificato sulla circonferenza da questo numero qui è sempre lo stesso. Ok, questo pi greco sesti era questo punto qui. Questo 13 pi greco sesti è pure lui questo punto qui. Quindi il coseno e il seno di questi due numeri sono gli stessi, è lo stesso punto, ok? E se invece di 2 pi greco ci avessi aggiunto 4 pi greco? 6 pi greco? Capite, in qualche senso questa mia funzione è definita su tutto R, per tutti i numeri reali, ma c'è una certa regolarità che finora non avevamo mai incontrato. Ogni volta che da un numero salto di 2 pi greco o di 4 pi greco o di 6 pi greco, ogni volta che da un numero salto a quel numero più un multiplo di 2 pi greco, il valore rimane lo stesso. Che cosa significa questo? Vediamolo su un grafico. Quando io faccio il grafico di questa funzione, allora abbiamo detto che in pi greco sesti quanto vale? Radice di 3 su 2. Giusto? Quindi questo è un punto della funzione. Ma anche in pi greco sesti più 2 pi greco vale lo stesso numero. Giusto? E anche in pi greco sesti più 2 per 2 pi greco lo stesso numero. E così via. Quindi vi rendete conto che questa funzione avrà quanti punti all'altezza radice di 3 mezzi? Infiniti, no? Perché posso fare questo lavoro di aggiungerci o sottrarci multipli di 2 pi greco. E come potrei dirla questa cosa qui? Potrei dire che il seno, no, abbiamo detto il coseno di pi greco sesti più 2 pi greco per un qualunque numero. Scegliamo un simbolo, scriviamo K, questa roba qui è uguale a radice di 3 mezzi per ogni K, anche i numeri negativi, Z. Allora attenzione a non mettermi R qui, perché il multiplo di un numero non è per un numero reale, è per un numero intero. Ok, quindi qui ci va Z. Riconoscete la famosa scrittura pi greco sesti più 2k pi greco? No? Che vi viene quando lavorate su questo tipo di funzioni. Se dovete risolvere un'equazione, quindi a questo punto risolviamo l'equazione coseno di x uguale radice di 3 su 2. No, come si... Che è successo? Qui è attaccata la luce. Tragedia. Ah, c'è qualcuno, perché c'è la... è connesso wifi, dai ragazzi, se qualcuno l'ha spento per scherzo riaccendetelo. Non siete stati voi, vero? Perché io lo facevo da piccolo questo scherzetto. Ma come l'autosospensione? Cioè lo sto usando, che si autosospende. Sicuri che non siete stati voi? Va bene ragazzi, credo che dobbiamo aspettare che si raffreddi e poi si riaccenda. E nel frattempo vi continuo a parlare così. Dovete risolvere l'equazione coseno di x uguale radice di 3 su 2. Provateci. Coseno di x uguale radice di 3 fratto 2.
Allora, come fate a risolvere questa equazione? Prima di tutto ragionate geometricamente e vi disegnate la vostra circonferenzina. Vi chiedete qual è il punto la cui ascissa è radice di 3 su 2? Geometricamente lo risolvete e dite, beh, è il punto che sta ad un angolo di pi greco sesti. E poi dite, quindi la soluzione di questa equazione è x uguale pi greco sesti, ma poi dite, ma attenzione, lo stesso valore, lo stesso coseno, radice di 3 su 2, viene raggiunto quando x è questo numero più qualunque multiplo di 2 pi greco, per quello che abbiamo detto. E quindi dite, le soluzioni sono questo più 2k pi greco. Vedete come adesso questo mantra che facevate, che usavate probabilmente a memoria, senza aver ben chiaro cosa fosse questo 2k pi greco, quando risolvevate questo tipo di equazioni, adesso è chiarissimo, no? Difficilmente lo scordereste, perché vi viene subito in mente, sì, ma aspetta, ce ne sono un sacco di altre. In particolare, questa funzione ha sempre infinite soluzioni quando risolvete un'equazione di questo tipo, oppure nessuna. Questo mi porta a un'altra osservazione importante per voi, per la barriera a volte. L'ho messo in barriera, una cosa del genere. Ora vi do da risolvere questa equazione. Coseno di x uguale... meno 18 più e alla meno 42.000. Allora, se questo esercizio è in barriera, io vi garantisco che boccio l'80% di persone, perché l'80% di persone non lo fanno, cioè ci rinunciano proprio. È possibile, non esiste il coseno di... Qual è l'unica osservazione che dovete fare per istanziare questa tua frase che è giusta? Invece il motivo è proprio questo. Meno 18. Ok, quindi è molto. Allora cerco di dirla più precisamente. E alla meno 42.000, essendo 1 su e alla 42.000, è molto piccolo, è poco più che 0. Però non importa, in particolare è minore di 1. Ci basta dire questo. Sicuramente è minore di 1, no? Tra 0 e 1. Quando fate meno 18 e ci aggiungete un numero che al massimo è 1, quanto ottenete al massimo? Meno 17, ma in realtà sarà meno 17,99 tipo. Però potete sicuramente dire che questo numero qui è minore di meno 17. Quindi in particolare questo numero qui è minore di meno 1. Giusto? Che significa che non c'è nessun punto che può avere sulla circonferenza goniometrica questo valore come ascissa, per quello che abbiamo detto prima. Però capite, è evidente, cioè voi state cercando, questa è la circonferenza goniometrica e voi state cercando un punto che ha su questa circonferenza la cui ascissa sia questo. Vi sembra possibile? No. Quindi questa equazione è... impossibile. Quindi se io vi metto questo esercizio in barriera, invece di essere tristi, oh mio Dio com'è difficile, dovete pagarmi una birra, perché vi ho messo un esercizio che in 3 secondi fate, senza dover fare nessun conto, no? E a me serve per vedere che sapete ragionare su queste cose. Come indizio, se nell'esercizio c'è una cosa del genere, cioè dei numeri complicati, radice, arcotangente, elevazioni a radici strane, numeri stranissimi che evidentemente sono messi lì per far sembrare l'esercizio esageratamente difficile, vuol dire che quell'esercizio si risolve guardandolo, con motivazioni del genere, in maniera molto semplice. Ok?
Domande? Tu hai la faccia da domanda? No, no. No? Sì? Nel caso in cui potesse esserci un esercizio del genere, nella risposta, nelle equazioni possibili, lo dobbiamo anche... Sempre giustificare. Nell'intestazione del compito c'è scritto tutte le risposte che date vanno giustificate in qualche modo. Cioè rispondermi sì, no o il risultato numerico in genere, cioè, se va bene... Se... Mi fido e dal resto del compito penso che fosse chiaro, ti do qualche punto, ma in genere quella risposta è come se tu non l'avessi data. Dimmi? No, no, lei? Quindi praticamente ogni volta che parliamo di coseno, parliamo sempre solo di una circonferenza di raggio 1. Sì, circonferenza goniometrica. Tutto quello che abbiamo detto... Se anche nel problema, per altri motivi, c'hai una circonferenza di raggio 18, quando scrivi coseno di x, quella a cui devi pensare è quella di raggio 1. E quindi modificare le tue risposte di conseguenza, se la cosa che stai dicendo riguarda la circonferenza di raggio 18. Ok? Sì? L'ipotetica risposta potrebbe essere l'equazione, una soluzione, poiché è definita... Ragazzi, un attimo, sta dicendo una cosa che è utile anche a voi. Sta chiedendo se questa risposta andrebbe bene su questo esercizio. Sapevo che dirvi una cosa di barriera vi avrebbe interessato particolarmente. Chiede, possiamo dire l'equazione non ha soluzione perché? Perché è definita da meno 1. Che cosa? Il soggetto cos'è? L'equazione o la funzione coseno? No, la funzione... Quindi devi mettere il soggetto. -1 e 1. Allora, lui propone di rispondere così. L'equazione non ha soluzione perché la funzione coseno è definita tra meno 1 e 1. È giusta questa frase? La funzione coseno è definita tra meno 1 e 1? E qui è proprio una questione di linguaggio. Quando diciamo che una funzione è definita, stiamo parlando del dominio o del codominio? Insieme di definizione io direi che è il dominio. E la funzione coseno è definita solo tra meno 1 e 1? Non possiamo fare coseno di 20.000? Sì, quindi non è vero che la funzione coseno è definita tra meno 1 e 1. Quindi, pur essendomi chiarissimo che cosa vuoi dire, se usi questo linguaggio improprio sulla barriera sicuramente perdi dei punti. Forse, se credo che tu abbia capito questa cosa, te la faccio passare lo stesso, però è una cosa eccezionale. La barriera, ragazzi, ricordatevi, deve essere fatta perfettamente, ok? In teoria, perché devono essere esercizi perfetti. Quindi in questo caso questa risposta, diciamo, sarebbe sbagliata. Perché ti dico, no, la funzione coseno non è definita tra meno 1 e 1. Per esempio, coseno di pi greco, pi greco è più di 1, no? È 3,14, esiste, giusto? Quindi prova a renderla giusta. L'equazione è impossibile perché la funzione coseno, non definita, ma... No, provate a imparare anche dalle cose che dico io, ragazzi. Quando dico... Parlo dell'immagine, il termine che uso, nessuno l'ha mai notato? La funzione assume valori. Mi avete mai sentito dire questa cosa? La funzione assume valori tra meno 1 e 1. Questo è il modo per riferirsi all'immagine. L'equazione è impossibile perché la funzione... La funzione coseno esiste... E di nuovo esiste campo di esistenza, stessa osservazione che ho fatto a lui. Quindi se dite esiste, significa il dominio. Ok? Le parole sono importanti in questo contesto. State parlando dell'immagine. Se proprio non vi viene in mente, dite perché l'immagine della funzione coseno è meno 1, 1. Oppure perché coseno... va da R in meno 1, 1. No? Se proprio avete dubbio, questo è preciso. Senza scrivere parole che non sapete,
Però la terminologia corretta è dire coseno assume valori in meno 1, 1. No, li assumo. Quando faccio coseno di x viene come valore un numero tra meno 1 e 1. No, quello non è il dominio, eh? Quello stiamo parlando di un problema geometrico. Il dominio è sempre R di queste funzioni. No, se lo cambiamo in questo caso, la funzione dovrebbe avere. Sì, ma non lo cambiamo. Cioè, coseno e seno non si guardano mai sulla circonferenza di raggio 18, ok, ragazzi? Forse vi ho confuso con questa cosa. Può esserci un problema in cui per altri motivi voi avete disegnato una circonferenza di raggio 18, ma quando scrivete coseno e seno, la circonferenza che usate è sempre solo quella di raggio 1. Ok? Non usate mai la circonferenza di raggio 18 per il coseno e il seno. D'accordo? Quindi coseno e seno hanno sempre valori tra meno 1 e 1, mai al di fuori. Altre domande? Volevo tornare un attimo al grafico. Qui ci sono un po' di queste cose che vi ho detto, no? Allora, questo fatto che a valori che differiscono per multipli di 2π greco la vostra funzione assume lo stesso valore, significa in termini di grafico che io, quando lo disegno questo grafico, posso permettermi di disegnarlo soltanto da 0 a 2π greco. Perché? Perché se adesso... dimmi? Perché dopo si ripete. Che significa? Quando... adesso io prendo non più 2π greco, ma che so, 2π greco più π greco mezzi. Qual è l'altezza di questo punto? Se voglio fare il grafico, devo sapere di quanto salire, no? O scendere. Di quanto salgo o scendo qui? Qui sono in 2π greco più π greco mezzi. Beh, vedo il grafico in π greco mezzi. Quant'era l'ordinata di questo punto? Era 1 e quindi so che devo andare alla stessa altezza. Ok? Il che significa, se ci pensate, che per tutti questi punti qui, qui a che altezza devo andare? Qui. Qui a che altezza devo andare? Qui. Come le sto scegliendo queste altezze? Sto copiando... questo pezzo di grafico qui, questo pezzo di grafico qui lo sto mettendo qui. Ok? È chiaro, no? Perché mi sto spostando di 2π greco in più. E quindi, morale della favola, questa curva sarà così, e poi continua, e così. La famosa sinusoide, no? La famosa curva fatta così, che oscilla. Una curva del genere si dice periodica. No? Perché dopo un certo tempo si ripete, questo tempo è il periodo. Quant'è il periodo della funzione seno? Cioè dopo quanto tempo la funzione seno si ripete? Dopo 2π greco, quindi periodo uguale 2π greco. Vedete come ora tutte queste proprietà anche avanzate sono... evidenti da tutte queste cose che abbiamo detto, dalla definizione di questa roba. Funzione coseno, stessa cosa. Periodica, se la disegnate tra 0 e 2π greco viene questa e il resto è così. Il che vi dà un'altra cosina grafica. Le funzioni graficamente fanno la stessa cosa. L'unica cosa che cambia è il fatto che il seno in 0 vale... no, e il coseno in 0 vale perché il punto identificato dall'angolo 0 che coordinate c'ha? 1, 0. Ah no, giusto, 1, 0.
ha coordinate 1, 0, quindi il coseno è 1 e il seno è 0. Vedete come ritorna tutto, no? Bene, c'è un'altra funzione, ragazzi, che può capitare di dover conoscere, si chiama tangente ed è la funzione seno diviso coseno. Seno di x diviso coseno di x. Questa funzione è particolare perché c'ha un denominatore. Vabbè, che problema c'è? Beh, il problema è che quando c'è un denominatore voi di solito escludete dal campo di definizione che cosa? Tutti i valori per cui quel denominatore vale 0. Perché la divisione per 0 non è definita, no? E quando è, per quali valori il coseno vale 0? In pi greco mezzi e poi? In 3 mezzi pi greco, che è un altro punto, poi per ciascuno dei due più 2k pi greco, e siccome pi greco mezzi e 3 mezzi pi greco differiscono per un singolo pi greco, tutto questo lo puoi chiamare pi greco mezzi più k pi greco, senza il 2. Ok? Coseno di x è uguale a 0 se x è uguale a pi greco mezzi più k pi greco. Il che significa, ragazzi, che questa è la vostra prima funzione un po' complicata da disegnare, perché dovete togliere dal campo di definizione quanti punti? Infiniti. Ok? Quindi ecco che dovete togliere questo, dovete togliere questo, dovete togliere questo. Però il fatto che seno e coseno sono periodiche si traduce nel fatto che anche la tangente è periodica. Quindi anche la tangente si ripete dopo un certo intervallo, e potete capire da questo che si ripete non dopo 2 pi greco, ma già dopo il singolo pi greco. E quindi in realtà disegnare la tangente è inutile che voi disegnate questo pezzo qui, perché una volta che capite che è periodica, vi basta disegnarla su un pezzettino di lunghezza pi greco. E prendete come pezzettino di lunghezza pi greco, non tra 0 e pi greco, se no avete l'asintoto in mezzo, ma prendete tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, in modo che lì dentro il grafico della vostra funzione è continuo senza interruzioni, no? E abbiamo queste due barriere verticali che la tangente non può passare, perché sia in meno pi greco mezzi che in pi greco mezzi il denominatore della tangente diventa 0, perché il denominatore della tangente è il coseno. Okay, vedete come tutta questa roba, ne sto parlando facilmente, no? Non perché ho imparato a memoria, perché sto pensando a come sono fatti il seno e il coseno. Ok. E direi che abbiamo detto più che a sufficienza delle funzioni elementari. Quindi, ricapitolando, che funzioni elementari conoscete? Ovvero, test di autovalutazione per voi, come passare i prossimi giorni della settimana prima di rivederci, siccome avrete quest'ansia, oddio, voglio fare matematica, vi suggerisco adesso come calmare quest'ansia nel weekend, no? Quando non avrete nient'altro da fare. Pensate, che funzioni elementari ho studiato? Intanto, primo test, ricordatevele, sono rette, parabola, polinomi, vedete come andiamo sempre più nel generale, poi prima il rapporto di polinomi, che erano le funzioni razionali, quindi già queste sono tantissime, poi la funzione esponenziale. Nell'autovalutazione vi ricordate, esponenziale, attenzione, era diversa da potenza, perché qual è la differenza? E ve lo riscrivete, ah sì sì, è chiaro, 2 alla x e x al quadrato sono due cose molto diverse, ok? E poi la funzione esponenziale aveva un'inversa, che è il famoso logaritmo, vi ripetete tutti i discorsi, quel logaritmo e la funzione esponenziale quando la base è compresa tra 0 e 1 oppure maggiore di 1. Vi ricordate cos'è il numero di Nepero e autovalutazione, poi arrivate alle funzioni circolari, vi rifate tutto questo discorso
e passate un bellissimo weekend, ok? A questo punto però è ora di fare sul serio, ragazzi. Mancano ancora 10 minuti. Ragazzi, vi ricordo, a qualcuno di voi, soprattutto nelle ultime file, sfugge spesso, ma il martedì e il mercoledì noi facciamo la pausa all'inizio, cominciamo alle 9:30 nel caso non ve ne siate accorti, e quindi la lezione poi è continua fino alle 11, ok? 11 meno 1 si può fare quando vedo che siete particolarmente stanchi, però 11 meno 10, dai, se no in un programma ne facciamo la metà. Altra cosa ne approfitto per dirvi, ragazzi, il programma è il programma, non è quello che facciamo a lezione, nel senso ci sono delle cose basi che vengono fatte, io vi spiego a lezione, siccome spiego in questa maniera molto ridondante, lentissima e ripeto di continuo le cose, non riuscirò sicuramente a farvi tutte le cose fondamentali del programma, ci sarà sicuramente qualcosa che ritengo che siate abbastanza grandi, maturi e intelligenti da potervi far da soli, e quindi ve la lascerò da fare da soli. Questo per dire che non è una buona tecnica farmi fare meno cose a lezione chiacchierando e facendo rumore, no? Perché comunque ci sono certe cose che dovrete fare per forza. Quindi più tempo ho io per spiegarvi le cose, meglio per voi. Detto questo, quindi non perdiamo tempo e facciamo limiti e derivate. È un bel momento, no? Cioè, limiti e derivate sono il primo argomento avanzato che fate in matematica generale. All'università, intendo. Allora, come prima cosa, io vorrei farvi ragionare su che cos'è questo benedetto limite. Poi vi darò la definizione, ok? Vi scriverò forse anche la definizione con epsilon e delta. Una cosa delirante che non si può capire se non abbiamo prima un aggancio qualitativo di questo tipo. La prima osservazione che faccio è questa. Prendete questa funzione e ditemi quanto vale per x uguale 1. Vi ricordo cosa significa? Dovete prendere questa regola, questa funzione è una regola, una legge, e usarla con x uguale 1. Quindi dovete farvi mentalmente radice di 1 meno 1 diviso 1 meno 1. Oibo! 1 meno 1 fa 0. Quindi qual è la risposta? Quant'è questa funzione calcolata in 1? Non esiste, non si può fare. Dite, no, prof, viene diviso per 0, quindi non posso farla. Avete ragione, questa funzione non è definita in 1. Però adesso io faccio un'osservazione, mi metto con la calcolatrice e dico, sì, hai ragione, però guarda che cosa strana che succede. Se ci metto al posto di x 0,99, viene 0,5012, se ci metto 0,995 viene 0,50001, se ci metto un po' più di 1 vengono numeri un po' meno di 0,5. Insomma, mi faccio 100 di queste prove, non solo queste due che vi ho mostrato, e mi convinco che per qualche motivo quando al posto della x metto numeri molto vicini a 1, dove notate il molto vicino c'ha un senso di direzionalità, no? Questo è molto vicino da sinistra. Questo come lo chiamereste? Molto vicino da destra. Vi è chiara questa terminologia sinistra e destra? Sto pensando alla retta, sto vedendo il punto 1 e la x sta lì sopra e me la sto muovendo in testa. Non dovete imparare a memoria, ok? Se io mi avvicino a 1 da sinistra o da destra, il valore corrispondente della funzione si avvicina a quanto? A 0,5 da sinistra. Direi da destra, perché è di più di 0,5. Oppure si avvicina a 0,5 da sinistra. Quindi vedete com'è invertito questo destra e sinistra. Quindi scusate, siete d'accordo che in qualche senso la vostra funzione, ok, in 1 non è definita, ma in qualche senso sì. Cioè, vale 0,5. Vi faccio vedere sul disegno e poi ci possiamo salutare. Questa cosa che sto dicendo significa questo, guardate. Se questo è 1,
Allora, quando voi calcolate f di 1, cosa succede? Niente, non viene, no? Quindi, quando calcolate f di 1, non c'è. E quindi, qui non c'è mai la f, giusto? Lo esprimo con le crocette, vi ricordate? Le crocette escludono. F di 1 non c'è, però attenzione ragazzi, appena mi metto in 0,9, f di 1 viene un po' più di 0,5. Quindi se questo è 0,5, f di 0,9 sta qui. Se adesso prendo 0,99, quanto viene f di 0,99? Più vicina a 0,5, quindi vedete? Questo è il punto di coordinate 1, 0,5. La funzione non passa per questo punto, ok? Non lo tocca, però appena la coordinata x è un po' meno di 1, la funzione passa di qua. Appena la coordinata x è un po' più di 1, la funzione passa di qua. Quindi questa vostra funzione, ragazzi, quando andrete a disegnarla, farà così, così, e qui non ci passa. Però siete d'accordo che questa funzione, insomma, da tutti i punti di vista, a parte questo dettaglio che è una divisione per zero, ma questa funzione possiamo dire che quando mi avvicino a 1, lei si avvicina a 0,5. Quindi volendo potremmo anche dire che in 1 praticamente vale 0,5, ok? Questo quando mi avvicino a 1, la funzione si avvicina a 0,5, è il punto chiave di tutta la matematica moderna, da tale Newton in poi. Ok? Tutte le cose che voi sapete, le derivate, gli integrali, tutte queste cose qui si basano su un'unica piccolissima e importantissima nozione, il concetto di limite, cioè formalizzare questa osservazione abbastanza elementare che si basa su un calcolo, un'evidenza, no? Ci sono alcune funzioni che pur non essendo definite in un punto, pur non essendo definite per una certa x, per un certo valore, quando vado a fare il grafico hanno dei comportamenti peculiari quando la x si avvicina a quel valore. In questo caso, quando la x si avvicina al valore 1, questa vostra funzione si avvicina a 0,5. Quindi la parola chiave è vicinanza. Per fare il limite dovremo formalizzare il concetto di vicinanza. E prima di chiudere, ve lo chiedo, secondo voi 0,9 è vicino a 1? E 0,8? 0,2? Ancora meno 1? No, continua da meno 100.000? No. Ok, adesso io sono su un razzo e sto andando verso la Luna, ok? E mi trovo a un metro dalla Luna oppure a 100 metri dalla Luna. Secondo voi, nel primo caso sono vicino alla Luna? E nel secondo caso, a 100 metri dalla Luna, sono vicino alla Luna? E se fossi a un chilometro dalla Luna, addirittura 1.000 metri, sono vicino alla Luna? Continua a essere abbastanza vicino. Ora, dimenticate questa mia frase. 1 e 1.000 sono vicini? In termini di Luna sì. In termini di Luna sì, cioè quello che voglio dirvi prima di salutarvi è che evidentemente la parola vicino e lontano in matematichese non ha un valore assoluto, dipende dal problema. In termini di distanze astronomiche 1 e 1.000 sono vicine se sono metri, ma se sono anni luce magari no, ovviamente. Quindi vedete, tutto dipende da unità di misura e da problema. Quindi dovremo trovare il modo di formalizzare che cosa significa vicino, e sarà un po' un problema perché vicino non ha un valore assoluto, ok? Non potremo dire vicino a 1 sono tutti i punti che distano 0,1 da lui, così sarebbe facile, no, dovremo farlo col linguaggio dei quantificatori e useremo pesantemente per ogni esiste. Ciao ciao, ci vediamo lunedì prossimo.